Buongiorno a tutti, io mi chiamo Maria Rosa Nudi e come promesso faccio un video sulla liberazione degli attacchi psichici. È una parte della serata con l'Arcangelo Raffaele e vi guiderò in questo esercizio che è molto facile da fare e possiamo farlo quando abbiamo ricevuto degli attacchi di rabbia dagli altri e chi è sensibile all'energia li sente come frecce nella testa, nella schiena, come se arrivasse una lancia, oppure quando noi siamo arrabbiati con noi stessi. È tratto da questo libro che si chiama Terapia Angelica, il manuale. Ed è la pagina 175. È molto semplice. Adesso, per chi vuole farla, consiglio di mettersi a sedere con la schiena staccata dalla sedia oppure sdraiato sul letto con la schiena in sopra. Che è seduto, appoggia per bene i piedi per terra e mette le mani sulle gambe con le palme rivolte in su. Vi leggo quello che dice Dore in Virtù, che cos'è un attacco psichico. Rimuovere l'energia dell'attacco psichico. Occasionalmente, quando le persone sono arrabbiate con se stesse o con altri, emanano energia negativa che può creare dolore fisico nel loro obiettivo. Questo è definito un attacco psichico. Talvolta tali aggressioni accadono deliberatamente, in altre occasioni sono involontarie. Per rimuovere queste energie negative da voi stessi o da altri, invocate prima l'Arcangelo Michele e l'Arcangelo Raffaele. Poi distendetevi, proni, ossia con la sedia, con la schiena, libera, oppure da seduti, portatevi avanti sulla sedia in modo che la schiena non sia in contatto con nessuna superficie. Potete leggere a voce alta quanto segue come meditazione curativa guidata per voi stessi o a vantaggio di un'altra persona. Quindi, se siete pronti, avete trovato la sedia, spento il cellulare, magari preparato anche una bella candela e un po' di un incenso. Chiudete gli occhi e vi guido in questa liberazione dall'attacco psichico. Respirando a fondo, con bei respiri profondi. Sei disposto a rimuovere dalla schiena qualsiasi vecchia energia scaturita dalla rabbia, dalla testa, dalla spalle e dal collo, dallo stomaco e da tutte le altre aree del corpo. Respirate profondamente e sentite o vedete le forme di energia che spesso sembrano pugnali, frecce e altri strumenti di aggressione che
che si allontanano dal tuo corpo. Respira profondamente, rilassati e lascia andare. Mentre tali armi escono, fluttuando con facilità dalla testa, dalla tua schiena, dalle spalle, dal collo, puoi pensare a chi te li ha inviati. Se non arriva il nome o i nomi, non importa, l'importante è che tu lasci completamente andare. E rimuovere queste armi dell'attacco psichico. Respira e lascia profondamente andare. Immagina che ci siano degli angeli che tolgano le frecce, le spade o le asce da tutto il tuo corpo. Hai sentito un nome o i nomi, fai del tuo meglio per nutrire compassione per quella persona o persone e resistere alla tentazione di ripagarla con la stessa moneta. Respira e vedi che gli angeli stanno ripulendo tutto il tuo corpo e togliendo tutte le armi che ti hanno inviato. Chiedi ai tuoi angeli e a tutti gli angeli di inviare energia terapeutica ad entrambi e a tutte le persone. Immagina proprio che gli angeli ti avvolgono di un mantello di luce bianca e avvolgano la persona o le persone con questa meravigliosa luce bianca che tutto ripara. Questo è fatto per spezzare il ciclo dell'aggressione tra te e tutte le persone coinvolte. Continua a respirare profondamente. A rimuovere tutta la vecchia energia di rabbia dal tuo corpo. La lasci semplicemente andare. Può accaderti di avvertire brividi e tremiti man mano che ogni strumento viene portato via dagli angeli. E mano a mano ti senti sempre più leggero e libero. Si libera la testa, le spalle, il collo, lo stomaco. Lascia totalmente andare. Quando il tuo corpo sarà calmo e in pace, vedi, immagina o senti un meraviglioso arcangelo davanti a te, in ginocchio. È l'arcangelo Raffaele. Ti sta
inviando la sua energia curativa verde smeraldo la sua energia sta ristrutturando e guarendo tutte le parti del tuo corpo, le spalle, la testa, il collo, tutta la schiena, il tronco. Sei dentro a una meravigliosa sfera ed energia di luce verde smeraldo di guarigione. Questa luce guarisce all'istante, restituendo al tuo fisico il tuo stato naturale di autentica leggerezza. Adesso immagina, senti, vedi di fianco a te un altro meraviglioso arcangelo. È l'arcangelo Michele. E ti racchiude nella sua luce viola protettiva che devia qualunque successiva energia inferiore. Sei dentro a una sfera di luce viola che ti protegge a tutti i livelli. Ora sei libero e protetto. Piano piano, con calma, quando senti che sei pronto, puoi iniziare a muovere i piedi, le mani. Apri dolcemente gli occhi e torni qua nella realtà. Bene, spero che questo video vi serva per liberarvi dalla vostra rabbia o dalla rabbia che avete acquisito da altre persone. A breve, farò un altro video con la meditazione dell'Arcangelo Raffaele. Vi ricordo che io sono una medium. E comunico in maniera scritta con l'Arcangelo Michele e con i cari trapassati, è il mio lavoro e oltre a questo svolgo e faccio pulizia dell'aura, sciogliendo i voti di vite precedenti, di povertà, castità, servizio. Anche i legami karmici. Non c'è bisogno della presenza in studio per tutte e tre le consulenze. Spesso io lavoro telefonicamente per tutta Italia. La pulizia dell'aura viene svolta col pendolo e soprattutto con il meraviglioso aiuto degli arcangeli, che sono i veri guaritori dell'anima, Michele, Raffaele e anche i maestri ascesi. Questo è un video che è stato registrato per Facebook e sarà poi caricato su YouTube in maniera chi vuole fare questo meraviglioso esercizio di liberazione lo può ripetere quando vuole. Mi potete seguire appunto su Facebook alla pagina di lavoro Lady Fede Maria Luce. Sul mio profilo privato Maria Rosa Nudi, sul canale di YouTube Maria Rosa Nudi e per avere ulteriori informazioni e i miei contatti, il mio sito è www.tempiodegliangeli.it. A
Vi saluto caramente, vi mando un abbraccio virtuale e vi auguro una buona giornata. Ciao!